Dico, l'emergenza non è che si chiude, ci sta un'emergenza che io chiamo di natura amministrativa, che è lo stato di emergenza che viene dichiarato. Qui è stato prorogato a febbraio 2019 lo stato di emergenza. Questa è l'emergenza reale, vera, che si chiude soltanto quando poi sarà chiusa la ricostruzione. Qui si può parlare che l'emergenza finisce quando ogni persona rientrerà nella propria abitazione e località come queste riprendono la vita ordinaria che avevano prima del 21 agosto. Solo loro si può parlare che è cessata l'emergenza. Conte a Ischia si aspetta il decreto, i tempi. Ma il Presidente ha detto che la settimana prossima il decreto andava in Consiglio dei Ministri. Noi speriamo che ciò avvenga e auspichiamo che con questo decreto, ma il Presidente, ho avuto la sensazione e l'impressione che più volte ha chiaro quali sono le problematiche da risolvere ad Ischia e conseguentemente ritengo che sarà fatto il decreto che serve ad Ischia. I fondi ci sono. Ma i fondi ci sono, i fondi attualmente sono stati stanziati dal vecchio governo e una parte dal nuovo, 38 milioni per l'emergenza, circa 50 dal vecchio governo sono stati già stanziati per la ricostruzione. Evidentemente il compito che spetta al commissario per la ricostruzione, il primo compito che spetta è quello della ricognizione del danno, in modo tale che si avrà un numero, non dico certo, ma molto prossimo a quello che serve come risorse economiche. Penso che saranno messe, così come dicevo prima, così come sono state messe in Italia in ogni emergenza. Per quanto riguarda il problema abusivismo e il problema condono, due problemi un po' paralleli, quasi simili, però vanno differenziati. E queste sono tra le regole che occorre dare. Nel centro Italia è stata fatta un tipo di scelta sulle abitazioni da condonare. È stato fatto un tipo di scelta sulle abitazioni abusive e queste sono le regole che devono essere date anche a Ischia. Non so quanto possono essere utilizzati in maniera analogica quelle del centro Italia, perché io ritengo che Ischia ha delle particolarità proprio territoriali diverse. Il condono come va considerato secondo lei? Ma io su questo ho una mia idea, personale. Se io legittimamente ho fatto una domanda di condono e per un motivo o per un altro c'è stata un'amministrazione che non ha risposto rispetto alla mia domanda di condono, io non penso che debba essere penalizzato il cittadino, con onestà. Poi chi ha fatto fuori dalle leggi del condono case abusive o case in alvei o case in aree a rischio idrogeologico, beh, lì c'è poco da fare, non è che ci possiamo girare intorno. Ultima domanda, quante sono ancora le persone che sono in emergenza? Gli sfollati sono 2.400, 370 sono assistiti in strutture alberghiere.